Assessore, oggi si parla del piano di sviluppo rurale. Qual è la novità? Ma novità su stessa, diciamo che noi siamo l'unica vera novità è che noi siamo quelli che chiudono il piano di sviluppo rurale in tempi rapidissimi, con l'idea di andare in Europa in fretta e con l'idea di andarcelo a fare approvare l'Unione Europea entro giugno, per darci la possibilità di poter utilizzare anche il 2014 come anno di transizione e poter riaprire alcune delle misure che diversamente avrebbe bisogno aspettare fino al 2015. Noi non abbiamo più tempo da perdere, abbiamo bisogno che entri in circolo in fretta quell'importante flusso di denaro che serve a tenere in vita le aziende lombarde. Vogliamo essere ancora una volta la prima regione, sia per tempi che per modalità di approvazione del piano. Quali sono i punti principali di questo piano? Il PSR riguarda gli investimenti, quindi il punto principale riguarda gli investimenti e le entità degli investimenti. Noi abbiamo un piano che è in controtendenza rispetto al passato, perché aumenta di fatto di 133 milioni di euro le risorse disponibili rispetto alla programmazione precedente, quindi siamo in controtendenza storica. Abbiamo più soldi, sono più soldi a disposizione per le imprese, sono più soldi che vengono prevalentemente da risorse dell'Europa, ma in gran parte anche da risorse dello Stato, e devo dire in parte consistente della regione stessa. Ci sono una serie di iniziative che vanno nella direzione di mettere le risorse e il denaro pubblico che ci viene reso disponibile dalla programmazione agricola comune immediatamente nelle disponibilità di quelle imprese che non vogliono investire. La situazione tra Russia e Ucraina rischia di far lievitare il prezzo del grano, state monitorando? Ma insomma, ormai il prezzo del grano lievita o non lievita in virtù di elementi speculativi che non dipendono direttamente o indirettamente dalle guerre, cioè questa è un'ipotesi accademica. Nella realtà dei fatti noi sappiamo bene che ormai le commodities, il grano, ma non solo il grano, un po' tutti i cereali in genere, il latte, hanno oscillazioni mondiali che possono subire qualche piccola influenza. Io dubito che saranno incrementi significativi. Da un certo punto di vista non mi dispiacerebbe, però temo che non sarà così, perché è evidente che oggi i cereali sono sottopagati in Lombardia, e questa in buona misura è una dinamica che è figlia del fatto che in giro per il mondo molti paesi facciano dumping. Se qualche paese di quelli che ha fatto dumping fino a ieri smettesse di farlo, per noi sarebbe una cosa buona. Certo, ci sarebbe auspicabile che questo non avvenisse con una guerra, ecco. Gli argomenti principali di questo appuntamento, nuovo appuntamento, quello dei bandi, cosa vi aspettate? Aspettiamo, diciamo così, con forza, ma diciamo così che è già certo il percorso che ci sarà da parte di Regione Lombardia nell'apertura dei nuovi bandi, che saranno, diciamo così, calibrati su quelle che erano le vecchie misure, ma utilizzando le nuove risorse della nuova programmazione. In attesa poi di studiare invece quello che sarà tutta la programmazione futura, quindi dal 2015 al 2020, per quanto concerne la nuova PAC e i nuovi piani di sviluppo rurale. E voglio ricordare che per la prima volta nella storia Regione Lombardia porta a casa una dotazione superiore rispetto alle vecchie domande di 131 milioni di euro in più. Quali sono state le difficoltà maggiori? Ma le difficoltà maggiori sono state, diciamo così, su uno studio che è stato fatto, un confronto fatto a livello nazionale nel far capire l'importanza di dare risorse a chi è stato in grado negli anni passati di poterle spendere, e che appunto, come dicevo prima, ha portato a Regione Lombardia la possibilità di avere maggior risorse rispetto ad altre regioni, con un importo, diciamo così, aumentato di 131 milioni di euro.